Ciao amici, ci troviamo a Roma, più precisamente da Concetto Pesca. Ciao a tutti. E oggi andremo a vedere un po' di cose interessanti di casa Molix. Io direi di partire da quelle che sono le esche prettamente di reazione e di ricerca e direi di partire con il Blade Compact Jig. Ovvero una chatterbait. Esatto, è una chatterbait che, come potete vedere in questo caso, presenta una paletta nera ed è un particolare molto interessante, specialmente quando la si deve usare in quelle acque dove non è necessario avere un flash che può essere troppo invadente, ma soprattutto notiamo che c'ha un'antialga, cosa che molte chatterbait in commercio non hanno. Quindi questa è una chatterbait compatta che va molto bene per tutte quelle situazioni dove la si può usare a ridosso di strutture, di erbai, e in tutte quelle situazioni dove è richiesta una presentazione più compatta, ma soprattutto con un'azione di anti-incaglio. Direi che la particolarità di questa chatter, appunto lo dice già il nome, è molto compatta, sì. È una chatter molto piccolina rispetto alle altre presenti sul mercato, anche nella versione da mezz'oncia è comunque molto piccola, quindi adatta alle nostre acque, adatta anche ad acque che non sono tipicamente da chatterbait come i vulcanici. Quindi non commettiamo l'errore di pensare che la chatterbait è un'esca da usare esclusivamente in acqua sporca o in shallow water. Assolutamente. Perché può darci risultati, come avete visto anche nella YPC Cup, anche in laghi molto puliti come Bolsena o Bracciano. Certo, infatti anche la lunghezza del lamo appunto vi dà la possibilità di usare dei trailer non necessariamente grandi e quindi quando ci sono quelle situazioni dove il pesce magari è più incerto nelle mangiate oppure si richiede una presentazione più corta, più compatta, perché la presenza in questo lago ipotetico è popolata da foraggio o da gamberi un po' più piccoli, questa è la presentazione che può essere valida ed efficace. Ottimo. Proseguiamo con che cosa? Una cosa che sicuramente avrete già visto e spero anche provato è lo short arm, sempre di Molix, un'idea nata grazie a Mike Iaconelli. Il nome short arm la dice lunga su quello che è la sua peculiarità, ossia l'arm corto che permette di mettere in movimento subito la paletta, che è piuttosto importante, una big blade. Esatto, una big blade, e durante il movimento questa cozzerà più volte sulla testa dello spinner creando un rumore piuttosto cupo che può indurre il bass ad attaccare. Esca spinner bite che è nato per essere usato specialmente negli erbai, specialmente quegli erbai che si sviluppano in altezza, ed è provvisto, come vedete, già di suo con un trailer che gli dà giusto quel movimento, specialmente anche in caduta. Questa è una blade che, essendo grande, si attiva subito, quindi anche in caduta questo è uno spinner che dà risultati. Lo potete usare. Molto interessante questo, sì. Teaser qui è veramente, non l'avevamo mai visto, sì, montato, esatto. Su uno spinner bait. Fa sì che questo spinner sia una perfetta imitazione di un pesce foraggio o comunque di un branchetto di pesciolini. Esatto. E sicuramente un'esca da provare, un'esca che nasce anche per mantenere un assetto stabile con recuperi velocissimi. Sì. Quindi ci consente di battere molta acqua e di, certo, fare un vero e proprio power fishing. Certo, certo, assolutamente. Ok, proseguiamo e adesso andiamo un po' in quella che è il proseguo del progetto di Molix con le swim bait, in questo caso le glide bait. Partiamo da la Glide 178 con delle nuove colorazioni, disponibile sia nella versione slow sinking che nella versione floating,
A questa si aggiungerà nel corso della fine di questa stagione o al massimo della prossima la versione palettata, quindi ci sarà una grossa novità per questo range di swim bait. Ma adesso andiamo a vedere quella che mi coinvolge direttamente, ossia il progetto della Glide 140. Una Glide bait molto più compatta, 140 mm, la prima versione è uscita senza paletta, slow sinking. A questa adesso è affiancata la nuova Glide con paletta, floating, e a questa invece senza paletta è stata affiancata anche la versione sempre floating. Quindi si va a chiudere un po' il cerchio attorno a queste swim bait per le varie situazioni di pesca. Queste sono esche che proprio tu hai contribuito a sviluppare. Sì. Come mai la scelta della forma del persico sole, del gill? Ma è fondamentalmente perché è un pesce che è molto presente nelle nostre acque ed è un pesce che ha la doppia funzione, ossia di essere predato dal bass, ma allo stesso tempo, essendo un antagonista, il bass spesso e volentieri lo attacca anche solo per scacciarlo dalle sue zone, specialmente nei periodi di frega. Infatti il persico sole o il persico reale spesso va a predare le uova del bass nei nidi, e quindi questa è una scelta che è stata fatta per innescare il suo lato puramente predatorio, anche solamente per scacciare questo suo nemico naturale. Molto interessante. Sì, molto interessante. Esca swim bait studiata per dei recuperi molto lenti. Okay. Infatti, la differenza a tuo parere quando usare la forma classica e quando usare la forma a gill? Ma guarda, io direi innanzitutto, come molte esche che vanno usate a seconda di dove si va a pescare, la scelta ricade appunto sulla presenza in acqua. Quindi sul di foraggio certe presente. Esatto. In più è comunque una presentazione diversa che può stimolare i pesci magari un po' più sospettosi ad attaccare questa forma piuttosto che questa. E devo dire che i risultati avuti, forse perché ci ho pescato di più, però con la Glide 140 ho avuto davvero delle soddisfazioni incredibili. Forse perché la taglia è quella più vicina al foraggio presente nelle nostre acque. Sì, sicuramente questo, ma ripeto, una presentazione diversa, più lenta, può dare davvero dei risultati elevati. Continuiamo con la ibrida. Continuiamo con un altro progetto che mi ha visto a stretto contatto con Andrea Melloni di Molix, ed è questa Hybrid Swim. È una swim di gomma, quindi per gli amanti, e qui vorrei dire ovviamente per gli amanti della pesca al bass, ma anche dei predatori in generale, in primis credo il luccio, perché questa credo sia ottima anche per pescare il luccio. Non a caso durante la fase di prova in acqua abbiamo avuto modo di prendere svariati lucci. Una swim bait affondante, 2 once e mezza, quindi ci permette di pescare ed essere assolutamente in pesca anche a profondità elevate. La coda è il particolare che fa la differenza, perché è stata studiata per permettere alla swim bait di avere un nuoto, anche questo, che si attiva a bassissime velocità. Il corpo rimane fermo e praticamente c'è solamente un movimento molto stretto della coda, attiva i pesci che tendono a seguire. Quindi sono tutte cose cercate e studiate per far scattare quel pesce che magari solitamente è difficile da prendere. Una domanda che ci fanno sempre: come mai presenta 2 attacchi? Sin dall'inizio erano stati studiati per dargli un nuoto diverso, ma soprattutto per farle arrivare più in profondità. Diciamo che sono state anche studiate per fare in modo di arrivare più velocemente sul fondo se si va a pescare in profondità più accentuate. Quindi si può attaccare la lenza madre sull'occhiello superiore, e a questo qui in concomitanza della bocca si può attaccare un tungsteno da giga rig. Okay. Per far andare l'esca più velocemente sul fondo.
Altra cosa molto interessante è l'attacco dell'ancorina con la calamita. Con la calamita. Bella forte, tra l'altro, che tiene. Bella forte, ma è stata tarata a tal punto che durante l'attacco poi lei si sgancia e soprattutto, come vedete, l'esca gira e quindi... Siamo salvi dalla mossa del coccodrillo del Luccio. Esatto, esatto. Questa è davvero una soft swim che vi consiglio se siete amanti questa della pesca. Tanta roba, ragazzi, anche soprattutto per chi si approccia magari per le prime volte alle swim, iniziare con le soft e con le ibride è sicuramente un approccio più facile e poi di corsa passerete anche alle glide e alle palettate. Sì, certo, poi è molto molto facile da lanciare, si lancia molto bene. È davvero molto molto interessante come soft swim. Tutti questi prodotti naturalmente li trovate da Concetto Pesca e su concettopesca.com. Poi più tardi, se fate i bravi, forse vi facciamo vedere qualche anteprima del futuro. Ciao ragazzi! Ciao!